confermo che è stato effettuato adesso tampone molecolare e ci hanno confermato i medici a nostra richiesta che la paziente presenta effettivamente tutti i sintomi del coronavirus e quindi occorre necessariamente attendere l'esito che dovrebbe pervenire domani nel pomeriggio serata. E hanno consigliato che la signora debba ovviamente restare a letto in isolamento e necessiti di assistenza. Per cui ci allontaniamo tutti dai luoghi perché va da sé che oggi non si potrà procedere allo sgombero dell'abitazione e probabilmente nemmeno domani, se l'esito del tampone dovrà arrivare nel pomeriggio. Abbiamo visto lasciare, diciamo, la proprietà, di Via Calosirto anche le forze dell'ordine, dunque tutto in stand-by effettivamente al Eh sì, è momento tutto in estremamente. attesa. Cosa vi Certo, aspettate come difesa, diciamo, anche dal punto di vista dei rappresentanti istituzionali del nostro paese, anche dopo il confronto che c'è stato ieri a Nuvola TV? ma io ho partecipato a quel confronto. Non credo che porterà molto, onestamente, se non ci sarà, e lo ribadisco anche davanti alle vostre telecamere, una presa di coscienza forte e coraggiosa del Presidente della Regione, che è chiaro che non potrà adottare alcun tipo di provvedimento di natura sospensiva di un ordine di esecuzione di un giudicato penale. Però in tempo di coronavirus il Presidente della Regione può sicuramente decidere con una delle sue famose ordinanze in ordine alla sospensione degli abbattimenti per emergenza sanitaria, quindi fondandola su questo presupposto, il presidente De Luca sicuramente potrà prendere una decisione che non sia viziata da incompetenza. Vabbè, Dal punto di vista legale, invece, cosa vi aspettate? dal punto di vista legale non c'è più altro da fare, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, istanze su istanze, stamattina sono state reiterate e attenderemo, anche se sono flebili speranze, non ci sono elementi nuovi. Né il coronavirus può essere considerato un elemento nuovo per fondare una sospensione generale dell'abbattimento.